E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non siamo sulla carriera allenatore perché voglio mostrarvi un metodo che io personalmente ritengo sia molto valido per cercare o comunque aiutarsi a trovare altri giocatori che sono molto, potrebbero essere molto interessanti per il futuro, avere delle plusvalenze molto molto corpose a lungo termine. Quello che voglio fare in questo video è spiegare come usando il database di FIFA attuale, in questo caso utilizzerò quello di FIFA 22 perché quello del 2023 non è ancora uscito, infatti consiglio già in anticipo di aspettare l'uscita del database del 2023 in modo da avere degli overall un pochino più veritieri rispetto a quello del FIFA precedente. Ma comunque, per fare il video e per spiegare quello che io sto cercando di provare a testare sulla mia pelle come potrebbe dare FIFA un aiuto per cercare dei giocatori con un buon potenziale. Ho aperto la pagina a questo indirizzo qui, FIFA Index. Comunque basta cercare su Google Database FIFA è il numero del FIFA nel quale ti trovi. In questo caso io utilizzerò appunto, come ho detto, FIFA 22 e cosa andrò a fare? Qui appare una lista intanto con tutti i giocatori praticamente, in questo caso filtrati perché avevo già messo il filtro io in precedenza della Pro League del Belgio, perché mi interessava appunto scovare i talenti di quella determinata regione o comunque campionato, ma comunque si possono fare diverse ricerche. Come vedete qui ci sono tanti 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 filtri, con tra posizione, tramite sesso, ma ovviamente non interessa il sesso maschile perché ancora il femminile non c'è su Sorare, e poi tutti gli altri tipi di indicazioni. Quello che io metto di solito è un filtro sul campionato perché voglio concentrarmi su un singolo campionato, non avere le idee molto confuse, si potrebbe anche mettere un valore di overall per poter filtrare meglio i giocatori, ma non lo faccio per il semplice motivo che non voglio cercare dei giocatori in un range particolare, ma voglio cercare in base ad altre statistiche. La prima statistica che io vado a guardare, intanto mi porto sull'età dei giocatori. Di solito, e dico di solito perché molte volte ci sono delle occasioni anche su età superiori, ma di solito io valuto sempre l'età del giocatore. Perché sotto i 22 anni per me è un ottimo affare, sopra i 22 anni per me inizia ad essere già un affare un pochino più difficile, e via andando con l'età. Già a 23 anni si potrebbe trovare benissimo qualche talento, a 24 ni, dai 25 in su secondo me potrebbe non essere poi così tanto soddisfacente. Perché? Ma non perché un giocatore dal 25 anni in su non può crescere, semplicemente perché a 25 anni un giocatore è già quasi semi-affermato, quindi magari gioca le partite da titolare e quindi non ha la possibilità di sviluppo che potrebbe avere invece un giocatore che magari non gioca attualmente, che ha 21-20 anni, però potrebbe giocare sicuramente in futuro. Quello che voglio far vedere in questo video è appunto cercare dei piccoli talenti. Questa è la sezione inerente all'età, l'età dei giocatori. Allora, andiamo a prendere subito l'esempio lampante di Decathler. Decathler lo conosciamo tutti, è un giocatore che tra l'altro in questo momento in cui sto registrando questo video sta quasi per essere trasferito al Milan. È un giocatore che a 21 anni ha 77 di overall su FIFA. E ragazzi, capite bene che 77 di overall su FIFA significa che minimo sei titolare e comunque il tuo valore è davvero molto esagerato. Infatti, lo cerco solo per titolo informativo. Eccolo qui, Charles Decathler. E semplicemente, ragazzi, nemmeno a dirlo, costa 1200 euro, ovvero 0,870 Ethereum. Che è molto perché comunque è vero che è un giocatore che a 21 anni è ancora a un margine di sviluppo incredibile, però attualmente è un investimento che io non farei sinceramente, perché comunque costa tanto. Quindi tengo via direttamente quelli che attualmente almeno hanno un overall superiore a 73, 72, anche 70, sinceramente. E uno che possiamo ad esempio andare a
a valutare è che abbia quantomeno un overall dal 68-69 in giù attuale, è un potenziale overall abbastanza anche alto, che può essere 75, 76, 77. Scorrendo questa lista già vedo qualche nome interessante. Una volta che io ho individuato il nome che a me interessa, facciamo un esempio: Moussa Sissako, che gioca allo Standard Liège, almeno giocava in FIFA 22, quindi poi a questo dobbiamo andare a mettere anche le informazioni che andiamo a cercare in rete su Transfermarkt oppure nelle nuove nelle news che troviamo su Google, o comunque dobbiamo andare a cercare se questo giocatore sta giocando ancora per lo Standard Liège oppure sta giocando per un'altra squadra. Andiamo subito a cercarlo intanto su su Sorare Data, quindi Moussa Sissako. Ecco, già vediamo che è svincolato, no club, no club su FIFA, su Sorare Data. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che intanto costa un minimo, adesso si trova a 0,1 addirittura, quindi era già abbastanza noto. Vi ricordo che le stats di FIFA 22 sono antecedenti, quindi risalgono all'anno scorso, quindi già molti giocatori possono aver già sviluppato le caratteristiche necessarie per poter salire di prezzo. Quindi questo è un titolo assolutamente informativo, non prendete questi giocatori come dei giocatori potenziali, alcuni potrebbero essere, però non tutti, e quindi fate attenzione. E ad esempio Moussa Sissoko vedo che già è svincolato e comunque il suo prezzo è molto alto, quindi lo accantono e vado avanti. Vado avanti con Frederik Jäkel, vediamo Jäkel. Gioca all'Arminia Bielefeld, che mi pare sia scesa, adesso ci guardiamo comunque, mi pare sia scesa, vediamo. Esatto, guardate qui, è scesa nella Bundesliga 2, quindi lasciamolo stare. O se volete prenderlo perché pensate che questo giocatore in futuro potrà avere un bel futuro nella Bundesliga oppure in altre leghe coperte da Sorare, prendetelo, altrimenti io lascerei stare, anche perché il suo prezzo si aggira intorno ai 0,05, che è poco, attenzione, perché per un giocatore 21enne con dei risultati molto buoni è abbastanza poco, perché è arrivato anche a 0,130-0,140. Andiamo avanti. Andiamo, ecco, ad esempio Birchot so che è già sceso, quindi non vado a cercarlo. Vado a cercare, ad esempio, Evoud Pletink. È lui. Gioca al Leuven, ok, Leuven. E lui attualmente costa anche abbastanza, perché è un giocatore giovane che però gioca. E quando i giocatori giovani giocano attualmente nella squadra principale, il suo valore è sempre molto alto, e quindi in questo caso vediamo che è già al top della sua statistica. E comunque stiamo parlando del database FIFA 22, quindi questo qui magari già prenderlo ad esempio a 0,04, ragazzi, sarebbe stato un prezzo molto 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 buono, anche perché avremmo avuto già il triplo del guadagno. Ok, quindi andiamo avanti. Kevin Denke non lo cerco perché so già che non c'è su Sorare Data, ma è un giocatore che vale tantissimo. Andiamo a cercare Chachua. Gioca al Charleroi. Perfetto. Andiamo a vedere. Oh, allora, potrebbe essere questo, ragazzi, un esempio molto buono da poter portare. Perché, ad esempio, Chachua è un giocatore che ha 21 anni. È un giocatore che il suo prezzo storico lo vediamo oscillare tra 1, praticamente, tra 0,1 e 0,3, attualmente si trova a 0,05. Il suo prezzo in euro, ragazzi, non ha raggiunto dei picchi eccessivi, oddio, 330 potrebbe anche essere, ha giocato qualche partita, magari è salito di prezzo, non ha più giocato, ragazzi, è sceso, ragazzi, a 79 euro. Per un giocatore 21enne che potrebbe dare tantissimo ancora alla sua carriera, per me è un prezzo ottimo, anche perché lo staremmo prendendo al bottom del suo prezzo. Andiamo a guardare le statistiche di questo giocatore. Andiamo a vedere che l'anno scorso
andiamo a cercare magari, ok, della Jupiler Premier League. Adesso ha giocato 22 minuti da subentrato contro l'Eupen e ha fatto 26,30, il che è un risultato che in 22 minuti non è nemmeno malaccio in realtà. Però vediamo che l'anno scorso ha giocato qualche partitina, ha fatto anche due assist e un gol. Lui è un centrocampista esterno, ma gioca pressoché da subentrato, comunque lo sostituiscono molto spesso. È un giocatore che deve ancora prendere il suo ritmo, ma secondo me quando prenderà il suo ritmo questo qui potrebbe essere davvero un ottimo affare da poter monitorare. E quindi lo prendiamo e lo mettiamo nei nostri preferiti. Infatti lo vado subito a schierare nei preferiti rari, non starter, nei preferiti rari, lo vado a mettere lì. Chiudo e vado avanti fin quando non trovo quello che mi può interessare a me, come ad esempio in questo caso qui. Alla fine sostanzialmente è questo quello che io faccio. Una cosa che non è da sottovalutare è che ci sono diversi strumenti per valutare un giocatore. C'è su Rare Data, c'è il database di FIFA, ci sono però le notizie reali su quello che sta succedendo adesso nel mondo reale inerente a quel giocatore, quindi bisogna sempre fare delle ricerche. Andiamo ad esempio a cercare Jackson, Jackson quel nome lì che non impronunciabile, su Google, semplicemente una ricerca su Google. Intanto ci avremo Transfermarkt, perché da qui vediamo che il suo contratto intanto è fino al 2026, quindi il Charleroi ci ha creduto molto in lui perché l'ha rinnovato fino al 2026. Ok, è un giocatore che, vabbè, quest'anno ha giocato una sola partita, ma ne ha giocato una sola la sua squadra, quindi già il fatto che l'abbia giocata è una buona cosa. Ha giocato, vabbè, il 24% dei minuti giocati, però comunque ha giocato. L'importante è che giochi, che prenda un po' di continuità. E poi vediamo che il 1 luglio 2021, quindi un anno esatto fa, è passato dal Charleroi Under 21 al Charleroi normale e poi ha anche giocato delle partite. Quindi questo potrebbe, ragazzi, essere effettivamente un giocatore molto molto interessante. L'ultima cosa che faccio di solito è cercare delle notizie, che potrebbe sembrare una notizia importante. Ok, andiamo un attimo su Jackson. Allora, vediamo, sempre più spesso Charleroi. Vediamo un attimo. Jackson, ok, è uno di questi esempi, così come, ok, quest'ultimo deve essere proprio cassetto del Lille. Quindi sappiamo che lo Charleroi è una squadra che produce molti giovani dalla primavera, li mette in squadra e li fa anche giocare. Quindi abbiamo avuto la conferma di quello che stavamo essenzialmente dicendo prima. Quindi, sostanzialmente, voglio concludere qui il video dicendo che è, secondo me, un ottimo spunto FIFA 22 o 21 o 23, quel che sia, nell'annata attuale, che dà moltissimi talenti e moltissime occasioni che si possono fare per poter avanzare con il capitale, perché molto spesso si hanno soltanto quei 500 euro, 600 euro di budget per poter iniziare a giocare. E capite bene che una squadra rara, come stiamo vedendo nella carriera allenatore, è molto difficile crearla con 500 euro. Però se con questi 500 euro, ad esempio, si vanno a prendere dei giocatori come ad esempio proprio lui, piano piano si possono far maturare sempre di più. E col tempo si riesce anche ad ottenere con 500 euro quel bel gruzzoletto di 1000, 1200, 1500 euro da poter investire su giocatori che però ti possono formare la squadra rara da soglia molto molto facilmente, molto migliore rispetto ai 500 euro. Quindi è un mio consiglio questo, ovviamente prendetelo con le pinze, ma testatelo. Vi consiglio di testare se funziona per voi, se non funziona, perché molte volte mi trovo io anch'io di fronte a chi vado a cercare, dove lo cerco, cerco squadra per squadra, è molto difficile, bisogna che qualcosa si abbia un minimo di partenza, poi da quella partenza si vadano a trovare le varie informazioni. Questo è un'ottima, questa è un'ottima partenza a mio parere, perché ti dà l'attuale overall, ovvero cos'è l'overall in fin fine, è quanto in questo momento quel giocatore sta dando. Se un giocatore in questo momento e panchinaro, subentra piano piano, ogni tanto fa delle buone prestazioni, gli danno un determinato overall rispetto al suo quadro generale attuale. Però
quelle poche volte che gioca, oppure le partite che magari ha fatto nella primavera, l'hanno portato ad avere un potenziale determinante, che può essere 75, 76, in base ovviamente alla persona di cui stiamo parlando. Ed è molto importante appunto valutare quanto può essere interessante questa cosa qui. L'ultimo esempio che voglio fare, ragazzi, che lo vedo qui sott'occhio, è Diech. Diech lo conosciamo, secondo me, abbastanza tutti, perché è un giocatore che, secondo me, è uno dei migliori portieri attualmente da prendere su, su Sorare. Costa ancora tantissimo, però la cosa che io voglio farvi notare intanto è che sta giocando titolare nel Searing e ha avuto un incremento molto alto. Però se noi andiamo a vedere nei precedenti momenti, ragazzi, questo giocatore costava 0,3. Per un portiere 0,3, capite bene che è pochissimo, perché il portiere non si parla meno di 0,4, 0,6, 0,8, 1 addirittura. Però, ragazzi, questo era davvero da prendere a 0,3, perché da 0,3, guardate che picco che ha avuto. È arrivato a 1,050 come suo massimo, e se andiamo a filtrare in euro non è nemmeno il massimo, pensate bene, perché lui lo potevamo pagare intorno ai 390 euro per un portiere, ripeto, è davvero stracciato. Ha avuto un picco massimo di 1956 euro e attualmente il suo valore è arrivato già a 1400, quindi noi in meno di un mese, secondo me 2-3 mesi forse, sì, no, forse meno, un mese, perché 28.6, adesso siamo al 28.7 quasi, e quindi sì, un mese. In un mese noi avremmo avuto 3 volte, no, oppure più di 4-5 volte il guadagno di quanto l'avevamo comprato. Quindi questo è un esempio banale, però se è sfruttato al meglio questo tipo di investimento, è un investimento che potrebbe portare davvero tantissime, tantissime soddisfazioni. Apro e chiudo parentesi. Mi piacerebbe portare su questo canale una carriera allenatore con FIFA 23, ovviamente quando uscirà, e dove andremo ad analizzare per filo e per segno dei giocatori, testandoli, proprio provandoli, e quindi prendiamo una squadra che io voglio sia la squadra mia principale su Sorare. Quindi se io voglio fare ad esempio una lineup del Cercle Bruges piuttosto che del Cortic, piuttosto che dello Standard Liege, mi prendo quella squadra e inizio a valutare i giocatori giovani, non giovani, quelli che potrebbero farmi bene, quelli che su Sorare Data mi dà un prezzo abbordabile. E inoltre andremo a vedere anche il sistema di osservazione dei giocatori durante anche gli anni che verranno poi nella carriera allenatore. Secondo me potrebbe essere un'idea molto interessante. Se vi piacerebbe, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, perché potrei anche pensare di portare appunto una carriera allenatore da settembre-ottobre, quando uscirà FIFA 23, e iniziare subito a valutare dei giocatori per il prossimo anno, e soprattutto iniziare a valutare giocatori per l'estate prossima, perché per quest'inverno ancora devo completare la rosa, è vero, nella carriera allenatore, però piano piano lo farò, cercherò di fare delle plusvalenze. Però per il prossimo anno io voglio avere davvero una squadra da soglia buona da poter sfruttare tutta l'estate e poter fare anche del buon guadagno anche nelle sessioni appunto estive. Detto questo, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere mi piace se il video vi è piaciuto, e di commentare soprattutto la vostra idea, la vostra opinione sotto questo video, perché voglio vedere se effettivamente questo tipo di ricerca vi potrebbe interessare. Perché se vi interessa, ragazzi, vi ricordo anche che in descrizione c'è il link per iscrivervi al canale Twitch, e sul canale Twitch appunto vorrò portare delle live di sessione di ricerca di una o due orette, e per andare a mettere nei preferiti tutte le persone, tutti i giocatori che troverò e troveremo insieme, in modo da metterli come obiettivi principali di acquisto futuro. Detto questo, io vi lascio al prossimo video, che probabilmente sarà la carriera allenatore, perché sto cercando di fare qualcosina di un pochino difficile, ma cercherò di farlo. Vi apro e chiudo parentesi, vorrei vendere Dammers, però lo capirete bene perché nel prossimo video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!